Buongiorno a tutti. Sapete che cosa c'è di più bello di festeggiare da soli un'analisi corretta entro il tempo corretto dato, ovvero un raccordo che può durare tra i 3 e i 5 giorni, e festeggiare da soli? Il bello è festeggiare con gli amici. Festeggiare con tutti voi del circolo virtuoso, che avete iniziato a intravedere un metodo statistico-matematico che si chiama analisi ciclica evoluta, con cui avete guadagnato bene, sia facendo attenzione a non perdere dei soldi qui, con l'avviso dato e un timing perfetto di discesa, che anche con la salita successiva per il secondo trimestrale e anche quando c'è stato il vincolo a rialzo, tutti i guadagni portati a casa, con, da qualche giorno a questa parte, avvisi di fare attenzione che a un certo punto, terminato il tempo dell'inverso, si poteva iniziare a scendere. Ma non a caso, non se non si sale non si scende, e cose di cui mi sentite probabilmente parlare in questi ultimi video, ma con un target ben preciso, prima questo e poi questo, entrambi raggiunti, e in un tempo ben preciso, soprattutto un tempo ben preciso, quinto, 5 giorni di un T-1 inverso che può durare al massimo 5 giorni e che segue un ciclo di 3 gradi superiore, ovvero un T+2 inverso, ovvero un mensile inverso. Questa a casa mia la chiamo perfezione, anche perché? Perché, peraltro, si può valutare quando entrare, se si conosce bene l'evoluta, se si conoscono gli swing. Guardate qua. Dopo un rimbalzo molto forte che ci ha riportato in quest'area, in tanti potevano preoccuparsi. Gli hater hanno iniziato a segnalare che avevo sbagliato l'analisi. Però io sono entrato qua short, perché ho visto la divergenza, perché ho visto una prima candelina rossa e in rottura del suo minimo sono entrato con un target che era questo. Adesso sto valutando se portare a casa un'operazione già in forte gain, posso aspettare. Quindi mi metto proprio dalla vostra parte e vi faccio vedere operativamente che cosa faccio in questi casi. Sono in gain, in forte gain, ribadisco, anche perché sono entrato sotto il minimo a 65.967, sono entrato a 66. E adesso lo short è a 63, quindi sono 3.000 e quasi 3.000 euro, quasi 3.000 dollari, scusate, di guadagno. Cosa posso fare? La prima cosa è pensare a una difesa del guadagno e non so in quanti sappiate come si fa a mettere in ghiaccio il vostro guadagno se state iniziando a guadagnare bene. Io lo so, inizio a valutare dove mettere un take profit. I take profit servono a ingabbiare il guadagno è un minimo di guadagno ben preciso e a permetterci di stare tranquilli perché, a meno che non succedano delle cose particolari, se ho degli stop loss ben posizionati, io comunque ho già guadagnato quei soldi lì, anche se la prossima candela torna su e va a finire di nuovo qua sopra. Per cui la prima cosa che faccio è settare un take profit, ovvero un prendo profitto comunque qualunque cosa succeda. Successivamente ragiono. Ragiono perché? E in questo modo vi faccio vedere. Partenza quarto T-3. 25 barre mi bastano come giornaliero? Sì, ne bastano 24, per cui sono a posto. Da qui facciamo anche un altro ragionamento. Se invece fosse continuato, 36 barre sono il massimo di durata che posso raggiungere? E no, in realtà si può arrivare a 44, quindi si può andare parecchio avanti. Si può arrivare fino a qua. Ok? A continuare ad aggiornare teoricamente questo minimo. Attenzione perché qui abbiamo la media mobile a 200 periodi che ci dice quale può essere il target di arrivo, e quello effettivamente un target interessante. Il dubbio è, ma quindi il quarto T-3 si è chiuso qua? O si sta chiudendo adesso o deve ancora chiudersi entro la 44ª barra. Bene, con l'evoluta
So che, dato che c'è stata la violazione di questo massimo a 65.249 dollari, dopo un tempo ben preciso e con un tempo ben preciso di partenza, e quindi, a mio avviso, qui sì, è partito un quinto ciclo giornaliero, una quinta onda giornaliera, che si è già totalmente vincolata a ribasso. Vincolata a ribasso che cosa significa? Significa che per anche soltanto la sua durata minima, ovvero 24 barre, io potrei continuare ad aggiornare la discesa. Però attenzione, vediamo se funziona anche dal punto di vista delle candele giornaliere. Per quanto riguarda le candele giornaliere, lo sappiamo già che l'ipotesi principale è che il nostro mensile inverso, partito da qui, che ha fatto il suo massimo, in realtà un minimo per l'inverso, è arrivato fino a qui, a 39 barre, si può essere chiuso e poi abbiamo avuto un raccordo di una durata precisa. Okay? E dopo la partenza di un TP2, che cosa può partire? TP2 inverso. Un nuovo mensile inverso. E un nuovo mensile inverso ha una tempistica in cui deve rimanere sotto questo massimo che è almeno di 6 giorni, per cui è importantissimo valutare che cosa succederà piano piano nel corso del tempo. E dato che stiamo valutando proprio quello, dovremo capire se effettivamente da questa candela in avanti ne avremo 6 che non violeranno questo massimo e continueranno a provare a spingerci verso il basso. Se proveranno effettivamente a spingerci verso il basso, noi non raggiungeremo soltanto questo target, ma andremo ben più sotto. Ricordate gli swing di cui vi parlavo? Non abbiamo soltanto violato questo swing, ma abbiamo violato anche questo, che vi avevo dato qualche giorno fa. Vi ricordate da che cosa partiva da qui teoricamente l'inverso? E che ha fatto un primo T-3 inverso a quante barre peraltro? Controlliamo anche questo. A 25 barre. Oh, guarda tu che roba. Siamo andati oltre le 24. Peraltro, da qui sono molto sicuro che sia partito il secondo T-3 inverso, il secondo ciclo giornaliero inverso. La casualità, tra virgolette, perdonate l'ironia, è proprio questa, che torni tutto. Sia a livello di cicli con candela a 45 minuti esclusiva del mio trading su Bitcoin, che anche a livello di candele giornaliere, di tempo, di target, di prezzo, tutto sta tornando. Per cui la cosa divertente è che messo un take profit, io posso lasciar veramente correre il profitto e io so dove metterlo quel take profit. Il mio gruppo di trader lo sa dove mettere quel take profit. E voi? Vi ringrazio per il vostro tempo, per la fiducia e vi auguro una splendida giornata. La mia, grazie anche al Take Profit. Lo è già. Arrivederci.